Granada, città del sole e dei fiori, il mio canto è l'ultimo addio d'un nostalgico cuore. Canterò la mia canzone gitana, canterò e con le lacrime la terra ancora bacerà. The dawn in the sky greets the day with a sigh. Che penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore. Che quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Grande amore, dimmi che mai, che non mi respiro dei giorni miei da
brividi da ricordare, maledette notti persi a non dormire, altri a fare l'amore. Amore, sei il mio amore, per sempre, per me. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando amo, amo solo te. Dimmi perché quando vivo, vivo solo in te. Grande amore. Dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei, respiro dei giorni miei. L'amore. E dimmi che sai, che non mi sbaglierei mai. Dimmi chi sei, che sei il mio unico grande amore. Buonasera a tutti! Benvenuti alla prima puntata di Tutti per Uno. Salutiamo il pubblico qui in arena e salutiamo chi ci sta seguendo da casa. Ma che cos'è Tutti per Uno? In realtà bisogna spiegare che cosa stiamo combinando questa volta. Penso che sia di dovere spiegare il perché abbiamo scelto Tutti per Uno. Vai Piero. Non lo so spiegare. C'è una novità. C'è qualcosa di nuovo sicuramente. Di sicuro, scusatemi, una cosa c'è. Ma andiamo al centro, venite. Una cosa certa è che c'è il volo. Però il si volo può c'è. Dire, se mi posso è permettere, che ci saranno tanti ospiti. Ci saranno tantissimi ospiti, sì. Posso dirne alcuni, no? Per esempio no. Ci sarà Gianna Nannini. No. Cioè non anticipare. Ma almeno fammi dire che ci sarà anche Francesca Micheli. No, mica lo vuoi dire. Cioè non lo dirai. Però mi interrompi sempre. Non interrompermi come fai sempre. Dai raga, però dai, adesso non litigate perché stasera ci sarà Giorgio Panarino. No! E non si poteva dire. Però ci tengo a presentare il prossimo ospite. I prossimi. A tutti per uno... Ibu! Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò. E non dici una parola, sei più piccola che mai. In silenzio morderai le lenzuola, so che non perdonerai. Mi dispiace. Scalderà. Sarà amica di una sera. Io ringrazierò la tua pelle sconosciuta e sincera. Ma nella mente c'è tanta, tanta voglia di lei. Chiudo gli occhi un solo istante
Facciamo una cosa insieme. Non possiamo non cantare il prossimo brano. Penso che qui in arena chiunque ha nella propria playlist questo brano. Gli incontri dove la gente viaggia e va, la telefono
l'erba che sa di pioggia, era 24 ore perduti nel Corriere della Sera, nel vai e vieni di una cameriera. Ma perché ogni giorno viene sera? A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tarli, perché ha paura del sesso o per la smania di successo. E scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi. Tipo! Ilvo! Grazie! Grazie! Grazie per questo immenso regalo che poi noi abbiamo avuto l'onore di collaborare 7 anni fa cantando Pierre, che è uno dei brani più belli, e per noi è stata un'emozione incredibile, indescrivibile, ed essere qui all'Arena di Verona con voi è indimenticabile, davvero. È incredibile pensare che di nuovo dopo più di 50 anni di carriera, sold out a San Siro, 3 concerti all'Arena di Verona. Già 2 so che sono sold out, e il 1 ottobre un'altra data. Ragazzi, io lascio il volo e me ne vado con i Pooh. No, ma aspettate. No, stai bene col volo. Ho una curiosità, no? Perché siccome fra 50 anni anche noi vorremmo fare San Siro, 3 Arena... scusate, quindi ci date un consiglio. Qual è stata la forza dei Pooh? Allora, noi non abbiamo mai seguito le mode, non fatelo nemmeno voi, e sarete sempre personali. Il mio consiglio invece vuole essere questo: voi siete in 3, da soli rappresentate il 30%, ok? Insieme rappresentate invece il 3000%. Questa è la forza del gruppo, ricordatevelo. Grazie. Io credo che
Il vero segreto del successo dei Pussy è stata un po' di talento e tanta, tanta passione. È lo stesso talento e la stessa passione che vedo nei vostri occhi e nella vostra carriera. E questo vuole essere un bel segnale per voi. Grazie mille. È stato il risultato. Io direi di salutare i Pooh con un grandissimo applauso. Grazie. Alla batteria con noi Phil Mair. Phil Mair. Grazie. Grazie. Grazie ragazzi. Grazie. 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 I Pooh. Comunque, sento un qualcosino. Che è successo? Che cosa hai già fatto? Quando parli mi preoccupo. No, ho capito. Dove va? Comunque, raga, sento proprio che manca qualcosa. E che manca, scusami? Non lo so, un qualcosino. Abbiamo l'orchestra, abbiamo il pubblico, c'è l'arena di Allora, Verona. La serata è partita con i Pooh ed eravamo una squadra di calcio sul palco. Cosa può mancare? Manca la cosa più importante. Cosa? La figura femminile. È vero, ma non vi preoccupate, ci ho pensato io. Una donna meravigliosa, elegante, bellissima, davvero, bravissima, super professionale, non le manca nulla. Signore e signori, è qui con noi sul palco dell'Arena di Verona, Federica Panicucci. Buonasera, ma buonasera. Arrivo. Grazie, buonasera. C'è Ignazio che è rimasto senza parole. Ma Ignazio? Iniziamo con un problema. Ma io sono rimasto allibito. Ma come? Ma sei bellissima. Vabbè, Ignazio, ma tu sei veramente un gentleman. No, perché no? Grazie, sei troppo carino. Sei stupenda. Grazie, anche voi siete stupendi. Federica Panicucci. Anzi, facciamo così. L'applauso, quello più grande dell'Arena di Verona, è per questi tre fantastici alfieri della musica italiana nel mondo. Il Volo, Gianluca, Ignazio, Piero, i veri protagonisti di questa serata, una serata straordinaria. Lo dico al pubblico qui in Arena, lo dico al pubblico di Canale 5, perché questa sera c'è una grande novità. Noi questa sera vogliamo cercare di conoscere meglio questi tre giovani ragazzi, e lo vogliamo fare attraverso ovviamente la musica, ma in un modo diverso, perché questa sera assisterete a esibizioni da solisti, assisterete a duetti inaspettati, è così ragazzi? Esatto. Raccontatemelo voi. Ci saranno tanti ospiti, ma noi siamo un gruppo, ma ognuno con la propria personalità, siamo nati insieme, l'obiettivo è stato sempre quello di portare il bel canto, che è quello che ci accomuna, ma ognuno ha la sua voce, la sua personalità. E quindi è bello mostrare una parte di noi che forse la gente ancora non conosce. Volevo aggiungere che comunque abbiamo anche tre tipologie di fans diverse. Comunque, certo, perché giusto. Perché Piero è quello che piace alle mamme. Che c'ha la faccia. No, sei contento? Gianluca è quello che, diciamo, dalla faccia si vede acchiappa di più. Acchiappi di più, va bene. E tu, Ignazio? Io piaccio ai bambini. Cioè, i bambini... Sì, sai perché? Perché vedono le guanciottine, capito? Però ognuno porterà un pezzo che fa parte del suo mondo. Io vi consiglio di restare incollati su Canale 5, perché questa sera andrà in onda uno spettacolo unico, uno spettacolo assolutamente straordinario, insieme a questi tre ragazzi straordinari. Allora, vi lascio subito, anzi facciamo così, mi porto via Piero e Gianluca. Sì, lasciamo Ignazio da Ignazio? Solo. Sì, ok, vai. Ignazio, va bene? Ti lasciamo. Ho capito, ma io... Dai, torno dopo. Sei sicuro? Non vuoi restare con me qua? Però ti do un bacio. Però scusate, noi siamo gelosi. Sì, non andiamo di qua. Ignazio, dopo! Ciao! Ciao, dopo. Vabbè. Ho sempre amato le grandi voci femminili. E una di queste è una grande artista che ho avuto l'onore e il piacere di poterlo omaggiare qualche anno fa in tour, e questa sera ci tenevo a riproporvi e ricantare e a dedicare questa grande canzone alla grande Mia Martini. Sai
gente strana. Prima si odia e poi si ama. Cambia idea improvvisamente. Prima la verità, poi tirarlo continuamente, scioccamente. Andiamo insieme, Verona. È sempre una grande emozione ricordare la grande Mia Martini. 5 luglio del 1954, siamo a Memphis, nel cuore dell'America. Un giovane camionista di 19 anni, percorrendo il viale principale, viene attirato dalla vetrina di uno studio di registrazione, con un cartello che dice: per $3.98 puoi registrare le tue canzoni. E sono esattamente i soldi che lui ha in tasca. Il ragazzo ferma il camion, entra nello studio e spenderà quei pochi soldi che aveva per fare un regalo a sua madre. La segretaria dello studio gli chiede: ma che tipo di cantante sei? Canto ogni tipo di musica. E a chi assomigli? A nessuno. Quel ragazzo era Elvis Presley. Vi ho raccontato questa storia perché Elvis mi ha sempre ispirato. Il suo coraggio, la sua tenacia e la sua voce, ovviamente. Mi hanno insegnato che non bisogna mai rinunciare ai propri sogni, ma seguirli sempre fino in fondo. We're caught in a trap. I can walk out.
because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if I'm ciuffo pazzesco. Ma dimmi cosa hai messo. Ma anche tu stai bene, devo dire. Grazie. Sei bellissimo col pizzetto, il baffo, tutto appunto, anche il ciuffo. Grazie. Sei bello. Stai bene? Ti è piaciuto? Sì, sì, molto. Sei felice? Sì, adesso chi tocca? Tocca a Piero. Bene. Noi vi lasciamo con Piero e nel frattempo mi faccio spiegare cosa usa per i capelli. Ciao, dopo. Tanti amici qua, beviamo un bicchiere, vive il vino spumeggiante nel bicchiere scintillante,
come il riso dell'amante mi tene fonde le giubilo. Vive il vino spumeggiante nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante mi tene fonde le giubilo. Vostri amori. Viva la fortuna vostra. Viva. Beviamo. Viva. Viva. Rinnovi se la giostra. Rinnovi se la giostra. Signori, solo un attimo, dedicherei un applauso a questa magnifica orchestra e al maestro Marcello Rota. Arena di Verona, pubblico di Canale 5, ci vediamo tra poco. Il mio mistero è chiuso in me, il nome mio ne
vincerò. Sono qui questa sera in questo spettacolo straordinario. Ragazzi, siete incredibili. Non vi avevo mai grazie sentito mille dal vivo, ma siete eccezionali, posso dirvelo. Grazie. Davvero. Ma a cosa servono questi sgabelli? Allora, bravi, vedo che allora Gianluca si è già accomodato. Ignazio, prego. Piero, perché? Perché è vero che noi cercheremo questa sera di conoscervi meglio attraverso sì, il vostro linguaggio, che è la musica. Ma vogliamo conoscervi meglio anche attraverso un il po' di domande. Sappiamo fare solo quello, cantare. No, questo dubito. Però, Ignazio, scusa, non ti siedi? No, mi preoccupo la questione. Certo, fai bene. Mettiti no, comodo, non ti preoccupare, dai, guarda, sono buona. Sono tre domande, però secondo me il pubblico è curioso di sapere le vostre risposte. Siete curiosi? Hai visto? Allora, iniziamo da Piero. Chiediamo a Piero. Allora Piero, dunque voi siete diventati cantanti giovanissimi, 14-15 anni, no? Ma se Ignazio non fosse diventato un cantante, secondo te quale lavoro avrebbe fatto? Giorgio Panariello. Ma come? Quello può fare. No, Ignazio. Lui quando arriva porta il buon umore. Giorgio quando arriva, beh, cosa fa? È vero, è vero. Immagineresti il gruppo senza Ignazio? Assolutamente no. Immagineresti la mia vita senza Ignazio? Assolutamente quella no. Quella di Gianluca senza Ignazio? Penso proprio di no. A posto, quello lì, Giorgio Panariello, è un lavoro. Beh, Ignazio, direi puoi essere soddisfatto. Ah, mi sto godendo questo momento. Oh, dai. Applauso. Allora, Gianluca. Scusa? Ma che meraviglia! Allora, Gianluca, attenzione, parliamo di Piero questa volta. In quale situazione di emergenza non chiameresti mai Piero? Mai farlo cucinare. Cioè, se non rimane niente in frigorifero, lui nemmeno una scatoletta di tonno sa aprire. Ma come? Niente. Ma Piero, è negato. Ma è vero, quindi... Guarda, puoi morire di fame se sei con Piero. Ha ragione, però... Sono il mago del microonde. Ecco, fantastico. Tutto dentro. E arrivederci, ci proviamo. Fantastico. Senti, ma nemmeno un riso in bianco? Già è scatolato, impacchettato. Una volta, sì? Io ho detto, Pie, alla faccia, siccome si era appena trasferita a Bologna, io ho detto, guarda, ti porto delle bottiglie di salsa fatte da me in Sicilia, a casa con la mia famiglia, così tu devi solo cuocere la pasta, certo, e gli metti il pomodoro. Certo. Non lo so fare, ma che ci vuole? No, comunque sai perché ho perso le speranze? Un giorno ho messo il latte a scaldare. Quello però... E l'ho dimenticato lì, me lo no, sono ritrovato. No, dai Piero, dai, no! Signore, qui serve un corso di cucina accelerato, per Piero. Ignazio, vengo da te. Sì. Parliamo... di Gianluca questa volta, ok? Allora, voi siete sempre in giro per il mondo, lo sappiamo, tournée straordinarie, davvero, no? Sempre con il biglietto dell'aereo in mano. C'è una cosa che nella valigia di Gianluca non può mai mancare? L'asciugacapelli. Allora, no, aspetta. Allora, le cose serie sono l'asciugacapelli, sì, e le scarpe col tacco. Dai, Ignazio! Quelle più importanti ancora... Sì. Non manca mai un libro. Lui legge di continuo. Questa è una cosa bella però, Sì, ma per me è più importante l'asciugacapelli e le scarpe col tacco. No, guarda, è partito anche l'applauso spontaneo. Guarda. Signori, il volo. Grazie. E noi dopo torneremo ancora, perché io ho ancora un po' di domandine da farvi, sì, ragazzi. Quindi non mi scapperete. Ma sei sicura, no? Sono sicurissima. Allora, guardate, adesso io quasi... Ecco, bravo, prendiamo gli sgabelli. Sì. Se non ci fossi io qua. Piero, io ti lascerei qui. Mamma, sei elegantissimo. La devo annaffiare per ogni tanto. Io sono un po' geloso, eh. Arrivo, Ignazio. Okay, lascio il palco a Piero, prego. Arrivo, Ignazio, arrivo.
La potenza della musica è che non ha limiti e barriere. I grandi del passato ci hanno insegnato che le collaborazioni memorabili sono nate dalle idee più inaspettate, anche fondendo due generi musicali opposti, la musica classica con il rock. Questa sera ho l'onore di invitare sul palco la regina del rock, Gianna Nannini. Occhi di sole mi tremano.
Grazie Gianna. Grazie Gianna, sei unica. Grazie, grazie mille. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. And I know each time I kiss you that your heart's on fire too. So, my darling, please surrender. Won't you please surrender to me? Your lips, your arms, your heart, dear. Be mine forever. Be mine tonight. Grazie Verona. Signore e signori, Francesca Michelin. Buonasera a tutte e a tutti. Ciao. Buonasera maestro, grazie. Allora, voglio aprirmi, mettermi a nudo, raccontarvi il fracasso del mio cuore. Sembra il titolo uno di quei film romantici, no? Che poi finiscono sempre male. Dentro ognuno di noi risuona un caos di voci. Alcune ci fanno sentire insicuri, altre invincibili. Alcune non ci danno risposte, altre ci confondono. E poi c'è una voce che ti dice quella verità che capiremo solo dopo. Sì, che poi l'amore arriva da solo. E se arriva solo soletto? È inutile andarsela a cercare, vestirsi da Indiana Jones e andiamo alla ricerca dell'amore introvabile. No, l'amore arriva da solo e non si palesa quando lo cerchi. Un bel giorno ti accorgi
che è sempre stato lì, dietro l'angolo, zitto zitto, che ti fissava. Sì, era proprio lì. Proprio quella persona che, nonostante ti facesse stare bene, cercavi di allontanarla. Non perdiamo tempo a cercare qualcosa che non ha senso o a trattenere qualcuno che non ci fa stare bene, perché alla fine quello che conta di più è stare bene. È stare bene. E noi meritiamo di stare bene. Grazie di cuore, buona serata, buona musica a tutte e a tutti, grazie. Grazie. Arena di Verona, ho bisogno che cantiate insieme a me. Siamo qui. Ma tu sei, ed io lo so perché, forse tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto you
separarci un giorno potrà. Vieni qui, ascoltami, io ti voglio bene, te ne prego. Adesso è per me veramente un momento super emozionante perché ho il piacere di condividere il palco con una grande artista, bellissima e super talentuosa. Signore e signori, Annalisa. Buonasera. Buonasera a tutti. Che meraviglia. Grazie mille, sei veramente molto gentile. Ma anche tu mi devi aiutare. Ah, ok, ci teniamo su a vicenda. Eccoci, il più è fatto. Shallow, in the shallow, shallow, shallow.
Ti ringrazio. Grazie veramente. È stato grazie bellissimo, un'emozione pazzesca. Fantastico. Davvero. Stupendo, grazie veramente. A tutti. Ragazzi, vi è piaciuto? Com'è stato? Oh. Gianni. Buonasera. Un grande applauso ad Annalisa di nuovo. Un bacino. Annalisa, farai un concerto al Forum di Assago. Sappiamo che è la tua prima volta. 4 novembre. Volevo prima salutarla, però volevo un attimo metterci d'accordo. Quindi, allora, tu baci lui. Sì, che poi bacia te. Lui bacia me e lui bacia lui, bacia lui, no, il bacio da te non me lo prendo, che lui bacia te, è tutto sì. Un giro così un signori, po'. Signori, Annalisa, grazie ci davvero al di forum. Nuovo ci vediamo al forum, ci vediamo tra poco, grazie, buona serata. Final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through. Without exemption, I planned each other course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was time, I ate it up and spit it out. I miss you, and I used to talk, and got, if not himself, then he has not to say the things he truly feels, and all the words of our beliefs. But a record shows I took the blows. And my
Grazie mille. Adesso grazie. È il momento di lasciare il palco a Gianluca. Portiamo via Sgabelli. Che è successo? Ok, andiamo. La prossima, oltre ad essere una delle canzoni più belle del repertorio della musica italiana, è una poesia che celebra l'amore in tutte le sue forme, tutte le sue sfumature. Non solo per gli altri, ma soprattutto per se stessi, visto che ognuno di noi è un essere speciale. Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vero arrivato chissà, non è fiori bianchi per me, più veloce di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano l'essenza, i profumi d'amore inebreranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale. E Dio avrò cura di te. Io sì, avrò cura di te. Grazie Rama! Wow! Bravi! Wow. Bravissimi! Sai, la cosa incredibile... Eccoci qua! Ce l'abbiamo fatta a stare grazie insieme a questa sul palco. Meravigliosa orchestra, veramente. Facciamo un applauso a questa orchestra incredibile. Grazie! È stato magnifico, è un onore. Grazie per essere qua, veramente. Grazie a voi per avermi invitato. Però devi sapere che tra
i nostri brani preferiti sulle nostre piattaforme musicali, non può mancare un brano. La tua? La tua. Che ne dite se la cantiamo insieme? Vai maestro. Ovunque sarai. Se sarai vento canterai, se sarai acqua brillerai, se sarai ciò che sarò, e se sarai tempo ti aspetterò per sempre. Se sarai luce scalderai, se sarai luna ti vedrò, e se sarai qui non lo saprò. Ma se sei tu lo sentirò. Questa sera ho voluto accanto a me una stella del firmamento canoro internazionale, una cantante lirica che ha cantato nei più grandi teatri d'opera insieme ai grandi della musica lirica come il maestro Carreras, Placido Domingo. Signore e signori, è un onore per me duettare questa sera con Aida Garifullina. Libiamo, libiamo nelle titalici che la bellezza infiora. E là fuggevo, fuggevo l'ora.
tenebria voluta, libiamme dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipossente va. Signori, Aida Garifullina. Incredibile. Grazie mille. Aida, grazie. Wait. Aida. Ciao Aida. So next time, ask you something. Can you translate please? You did a lot. Translate. You are so wonderful, you are beautiful, you are sei great, bellissima. You have an amazing voice. Thank you so Hai much for coming. Una voce magnifica. Grazie per averci invitato, so, accettato il nostro invito. So we'll see you next week. So thank you so much. Ci vediamo la thank prossima you. Settimana. Thank you for having me. Thank you. Ciao, Aida ciao, Garifullina. Aida. Ci vediamo tra poco. Arriviamo. Chiamerai
certo che non soffri, ti rivedrei. Se guardando che io ti sapessi dirti basta, ti guarderei. Ma non so spiegarti che il nostro amore è appena nato, è già per il grande Maurizio Costanzo. Tutti per uno, il volo, ancora un grande, grandissimo applauso che arrivi fino nelle case del pubblico di Canale 5. Piero, io sono contenta che tu mi abbia raggiunto perché, vedi, io vi seguo da sempre e mi ha sempre stupito, Piero, questa tua grande passione, questo tuo amore per la musica lirica che ho ritrovato in te sin da ragazzino. Com'è nata? Ma Federica, non voglio spiegartelo, vorrei fartelo immaginare. Immagina, sì. Immagina questo quadro, una campagna in Sicilia, quelle terre aride. Un bambino di 8 anni con suo nonno vanno a trovare l'amico del nonno, quindi percorrono questa strada, arrivano in questa tenuta, intorno alle 3 del pomeriggio, quindi faceva tanto caldo. L'amico del nonno era sdraiato sotto un albero perché si poteva respirare un po' d'aria fresca e stava ascoltando da un mangianastri un brano che si chiamava Un amore così grande, cantato dalla grande voce di Mario Del Monaco. Il bambino rimane folgorato, stupito da quella voce e ha riconosciuto sin da piccolo la sua vocazione. Quel bambino ero io. È l'unico modo per sì. Dirti com'è nata questa passione. E hai dipinto un quadro perfetto, bellissimo, sai? Ci siamo tutti immedesimati in quel bambino che eri tu. E perché, vedi, i ragazzi di oggi, insomma, no? È difficile che si avvicinino alla musica lirica. Tu come ti vedi, guardato da loro? Come ti immagini? So che i giovani non sono abituati ad ascoltare la musica classica, la musica lirica, però vorrei che avessero l'opportunità di poter conoscerla. Questa sera, con la prossima aria che canterò, spero di poter suscitare la curiosità e se dovessi riuscire a suscitare la curiosità di un solo ragazzo, un solo, sia qui in arena o a casa, ho raggiunto il mio obiettivo. Il palcoscenico è tuo. Grazie. Piero! Grande
braccia. Oh, dolci baci, languide carezze, penetrio fremente le belle forme di Gioia. Svani per sempre il sogno mio d'amore, l'ora è fuggita e voglia disperata, e voglia disperata. Grazie a tutti. C'è un film che mi ha sempre emozionato, Un nuovo cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, con il quale poi ha vinto anche un Oscar. Quindi un applauso a Maestro Tornatore, che ci ha dato modo di vantarci nel mondo di un film meraviglioso. E a un certo punto di questo film, Alfredo, il personaggio interpretato dal grande Philippe Noiret, racconta una storia al piccolo Totò, il suo piccolo amico, che sognava il cinema. Ti voglio fare contento, Totò. Ora ti conto una cosa. Una volta un re fece una festa e c'erano le principesse più belle del regno. Ma un soldato che faceva la guardia vide passare la figlia del re. Era la più bella di tutte e se ne innamorò perdutamente, subito. Ma che poteva fare un povero soldato a paragone della figlia del re? Finalmente un giorno riuscì ad incontrarla e ci disse che non poteva più vivere senza di lei. E la principessa fu così impressionata dal suo forte sentimento che ci disse al soldato: se saprai aspettare 100 giorni e 100 notti sotto il mio balcone, io sarò tua. Subito il soldato se ne andò là e aspettò un giorno, 2 giorni e 10 e poi 20. Ogni sera la principessa controllava dalla finestra, ma quello non si muoveva mai, con la pioggia, con il vento, con la neve, era sempre là. Gli uccelli ci cacavano in testa e le api se lo mangiavano vivo, ma lui non si muoveva. Dopo 90 notti era diventato tutto sicco, bianco, e ci scendevano le lacrime dagli occhi, e non poteva trattenerle, che non aveva più la forza manco per dormire, mentre la principessa sempre che lo guardava. E arrivati alla 99esima notte, il soldato si alzò, si prese la sedia e se ne andò via. Ma come? Alla fine? Ci chiede Totò. Sì, proprio alla fine, Totò, e non mi domandare qual è il significato, io non lo so. Se non lo capisci tu, e se lo capisci, dimmelo. A distanza di tanti anni, e dopo aver conosciuto un po' di mondo, la vita, Totò torna al paese e ritrova il suo amico Alfredo e gli dice: ora ho capito perché il soldato andò via proprio alla fine. Sì,
Bastava un'altra notte e anche la principessa sarebbe stata sua, ma lei poteva anche non mantenere la promessa, sarebbe stato terribile, sarebbe morto. Così invece, almeno per 99 notti, era vissuto nell'illusione che lei fosse lì ad aspettare. Se tu fossi nei miei occhi per un giorno, vedresti la bellezza che ammazzo. Sai qual è il mio sogno ricorrente? Quello di essere invitato a Sanremo e cascare dalle scale. Come va? Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, grazie. Io volevo farvi i complimenti per questo bellissimo spettacolo. Grazie. Scenografia meravigliosa, tutte queste colonne, tutto grazie. Bello, il pavimento lucido, bellissimo. Arriva dunque, cosa c'è che non l'orchestra va? Meravigliosa, l'orchestra meravigliosa, sono veramente tanti pettinati anche bene. L'arena di Verona, guarda che meraviglia accogliente, che ci abbraccia come sempre. Il pubblico di Verona! Fantastico! Che non tradisce mai, acqua, vento, pioggia, neve, sempre presente. Quelli del servizio meteorologico chiamano quelli di Verona per sapere com'è il tempo. Altro che Giuliacci, lo sanno loro com'è il tempo. E loro pronti sempre, avete visto che calore? L'unica cosa che stona in tutto questo, a parte sto tulipano, che ti copre anche un po' il viso, è voi tre. Come? Se c'erano altri tre era meglio, no, nel senso, no. Mi metto da questa parte, senso, perché sì, bravo, no, non nel ho capito, scusa. Nel senso, no, meno male che adesso, ho visto stasera, avete fatto dei duetti meravigliosi con alt cantanti, anche con dei pezzi un po' più moderni, dove che di solito questi tre ragazzi qua, insomma, però cantano questi brani un po' arditi, mettiamola così, classiconi, no? E il Nessun Dorma, il va pensiero, la Ida, Granada, ho sentito all'inizio, capito? E Granada, e ne risente anche un po' l'immagine, no? Su, quando si va sul classico. Assonante. No, per dire, sto ragazzo. Taglio di capelli, per dire, no?
Ma io vi posso Avete trovato chiuso il barbiere di Siviglia? Scusa ragazzi, una cosa, sì. Mi venite una scusa, Giorgio, sì. Un attimo. Ma chi ha deciso di invitarlo? Sì, sì, ma chi non Sì, ma ora prego, no, prego, però vado. Non fate di spalle, no, che no. Poi mi tenete fuori dal gruppo. Ma risposta. Il vero problema di voi tre è che siete in tre. Ragazzi, non hanno mai funzionato i gruppi a tre internazionali. Hanno mai funzionato nella storia. I Police. Vabbè, ma però si sono sciolti i tre tenori. Tenori. Sì, tre tenori, ma insomma, beh, però stiamo parlando... Aldo, Giovanni e Giacomo. Sì, ma quelli fanno ridere, non come noi. Ah, scusa. Il numero magico della musica è 4. Guarda i Beatles, gli Abba. Abba. Quindi voi avete bisogno, diciamo così, di un... Di un quarto? Anche il titolo, no? Tutti per uno, che evoca un po' i tre moschettieri. Sì, ma i tre moschettieri c'era D'Artagnan, erano in quattro. C'è anche il quarto? C'era anche, per dire, i quattro salti in padella. Allora, arriviamo. Non è che sono tre salti in padella, ce n'è quattro. Giorgio, arriviamo dunque. Il quarto, dove lo troviamo? Signore e signori, dobbiamo guardare la scala. È in mezzo al pubblico. Vedi che già loro, appena ci hanno visto insieme, hanno detto: ma perché quei quattro non vanno in giro insieme? Ce l'avete davanti? Io nasco cantante, io poi sono diventato comico, però nasco cantante. Pensa che in Toscana mi chiamano il Domingo di Fucecchio, mi chiamano. Sì, tranne che nella zona di Massa, lì mi chiamano Massa Carreras. No, vabbè, questa vabbè, ma la scemata. Fatemela dire una scemata, però, per favore. Quello e che poi pensavo. Nasco cantante, non comico. Scusami. Chi è? No, tranquillo. Sì. In effetti pensavo che comunque ci servirebbe qualcuno con esperienza, di una certa età. No, di una certa età lo dice al tuo zio. Scusami. Avevamo bisogno di qualcuno con esperienza. Sì, però il ciuffo manca. Manca il ciuffo. Poi dopo me lo fa crescere, l'annaffio, non ti preoccupare. Adesso io qui ho già pensato a tutto, vorrei che stasera qua ci fosse in diretta internazionale il debutto di un quartetto, il quarto volo. Potete entrare, ho già organizzato tutto io, tranquillo. Okay. Ho fatto già tutto io, adesso, perché ora è giusto che voi cominciate anche a fare delle canzoni politiche. Arriva anche da lì. Buonasera. Buonasera. E che cos'è sta cosa? Allora, io ho pensato a un brano, che voi potete cantare insieme a me, vi do questo onore. Potete cantare questo brano insieme a me. C'è e noi la parte evidenziata. La parte dobbiamo... evidenziata è la vostra. Aspetta, ma riscaldiamo la voce. Noi abbiamo cantato. Allora, prima di tutto, lasciatemi dire, cugini di campagna, tremate che stiamo arrivando. Potevamo anche mettere le zeppe, Giorgio, ma non volevamo esagerare, perché sennò. Guarda. Esatto, però quelle che mettono loro dopo il volo si fa il decollo. Hai scaldato la voce? Hai scaldato la voce? No, sta buono. Con la crisi energetica che c'è, a scaldarsi in quattro diventa difficile. Mi sono scaldato io, vai, senti, mi scaldo solo io. La parte evidenziata. Parto io, sì, buon attimo. Riscaldamento del cavallo, stiamo. Sei a posto con le epiglottide? Sei a posto con le epiglottide? Ho fatto la colonoscopia ieri, vedi? No, è un'altra cosa. Qua, l'epiglottide. È nella gola. Non lo so perché sono entrati da un'altra parte. Io non lo so se questa parte qua non la conosco. Dimmi una cosa. La facciamo in là. In che tonalità? Facciamola in là. Va bene se la facciamo in là? In là no, la facciamo qua. Il regista ha detto fatela là, qua. La maggiore. Scusa, allora spiegatevi. È una nota per musicale. Spiegatevi. Giorgio, spiega sì, la nostra parte però qua. Quella evidenziata è 20, ragazzi. Okay. No, ora noi sentiamo. Parto io. Dai, vai. Aspetta, mi posso scaldare? All'alba vincerò. Sì, però per arrivare alla vincerò, fine. Vincerò. Mi basta un pareggio, guarda. Ah, ok. Ma ti sei fermato sul più bello, dai. A me basta un pareggio, siamo a posto. No, perché per fare l'acuto. Questa non la sapeva nemmeno loro, eh? Questa la. No, aspetta, vedi che io non sapevo niente. Niente. Comunque, niente. Andiamo avanti. Allora, cosa cantiamo? Canzone politicamente impegnata che parla della crisi energetica. Vai. Va bene? Quindi noi facciamo la parte evidenziata. La parte evidenziata. Dai. L'orchestra ora farà l'accompagnamento. Sì, sì. Maestro Grani. Non ti arrabbiare. Ci sta solo lui e basta? Troppo sì, al piano sì. Vabbè.
Perché al il pullover che m'hai dato tu. No, Igna, aspetta, fallo bene. Allora, ragazzi, se non sapete fare le cose, non le fate. Allora, dovete fare un pezzo a testa, no? Tutti okay. un pezzo a testa. Inizio io. Ragazzi, ma fatelo per bene, sì, metteteci l'anima, per favore. Dai, una volta a testa inizio io, vai. Me l'ha fatto fare a me. Dai. Prego, maestro. La tristezza dell'accompagnamento. Il pullover che m'hai dato tu. Sì, è circo, facciamo il circo. Che ci vuole? Arriva Come farà? Come fa? Ignazio. Ok, vai. Da vedere se un chiamo i New Trolls, è difficile. Fermi. Il pullover che m'hai dato tu. Sai, mia cara, possiede una virtù. Hai il colore che tu davi a me. Voce incredibile. Un genio italiano proprio. Sembrava la colonoscopia. Il cappò. È comico. Sì. Quindi ti ha ricordato sì. Il cappone di Soverato. Ogni tanto anch'io, no? Faccio vabbè. Un po'... il pullover. Che m'hai dato tu? Sai, mia cara, possiede una virtù. Hai il calore che tu davi a me. E mi illudo di stare insieme a te. Ora facciamolo fare al pubblico, se non si finisce più. Vai. Fermi tutti, tanto sono più bravi loro. Il pullover che m'hai dato tu. Hai il calore che volevi tu. Sai, mia cara. Allora, c'è il gobbista che sta facendo avanti e indietro, non ci capisco più nulla. Fermati, fermo! Oh, mi è venuto il mal di mare, eh? Ah, quindi per questo facevi così? Sì, facevo così per seguire il gobbo, non ce la facevo più. Casco di sotto, sta a vedere, È caduto il mouse. Fermi tu, oh ragazzi, mi è entrato il mal di testa, io... Ma no da capo! Il pullover che m'hai dato tu. Sai, mia cara, possiede una virtù. Hai il calore che tu davi a me. E mi illudo. Qui c'è il finale. Di stare in braccio a te. Ci siamo divertiti, ragazzi, belli. Oh, ma noi siamo amici, noi tre, vero? Noi quattro. Sì. Non mi chiamate più nei vostri programmi, vai. Ciao! Giorgio Panariello! Adesso è un momento molto emozionante per noi. E abbiamo deciso di cantare questa prossima canzone per arrivare a tutte quelle persone che in questi anni... hanno sofferto, a tutte le persone che continuano a soffrire e a tutte quelle persone che purtroppo oggi ci guardano da lassù. Quindi speriamo che possa il nostro canto e i nostri pensieri arrivare a loro lassù. I've heard there was a secret chord that death played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major.
amore mio da fiera fior, con dolcezza e con amor, vai tu per me. Va, che la mia felicità vive solo di realtà, vicino a te. Voglio vivere così, che serata incredibile che ci state regalando, grazie, grazie. Grazie a noi, Isgabelle. Certo, Ignazio, che c'è? Non ti vuoi sedere? Stavo ammirando la tua bellezza. Ah, Ignazio, sì, però Ignazio, dai. Dopo un po'... No, ho capito. Siediti, no, qua, stai buono, vieni, vieni qua, dai. Beh, io però ti ringrazio moltissimo, Ignazio, davvero. Sei l'ultimo dei gentlemen, lasciate dire. Grazie. Grazie. Grazie, grazie, grazie a te. Allora, ragazzi, vedo che ormai sapete già come funziona, siete già schierati, siete già seduti. Allora chiedo subito al pubblico qui in arena, le facciamo qualche domanda? Vogliamo conoscere un po' di più questi ragazzi? Perfetto. Allora, dai, siamo pronti. Gianluca, secondo te quale regalo vorrebbe ricevere Piero al suo compleanno? Ma una bella racchetta da tennis, sarebbe un bel regalo, Bravo. Una racchetta? Questo è un regalo materiale, poi ci sono tanti bei regali, insomma. Ma sei un giocatore di tennis, a lui piace canito, giocare anche no? a tennis, Piero, ma anche Ignazio, però Piero, è vero Ignazio, ti ha battuto, ultimamente è più bravo di te. No, ultimamente sì, però ultimamente io gli avrei regalato più un innaffiatoio lì, qualcosa. Come? No, non mi piace, mi piace tanto lo sport, è il mio sfogo, e il tennis è uno sport che mi piace praticarlo e guardarlo in TV. Allora ragazzi, Ignazio, vengo proprio da te, ascolta. Sì, sì. Dunque, la vostra grande forza è senza ombra di dubbio la voce, ma secondo te, e parliamo di Gianluca, se potesse scegliere un superpotere, quale sceglierebbe? Gianluca? Gianluca. Allungamento delle gambe. Dai, ogni volta, dai! Ma mi fai una domanda, no! Io ti do una risposta. Ma mica è un superpotere quello. No, però tipo i Fantastici 4, quello ci può allungare tutto. Ah, vero, poi vero, scusa, vero. Ma Gianluca è perfetto così, è vero o no? Andiamo avanti. Piero, vengo da te. Allora, parliamo di Ignazio. Dai, raccontaci il top della figuraccia, ammesso che ci sia, di Ignazio. Però so che ce n'è una. Stavamo facendo un concerto a Vienna.
Sì. Lui è arrivato dopo un lungo viaggio, sì. Non interrompere, arriva sul palco, finisce il primo brano come stasera abbiamo fatto. Buonasera Verona. Lui arriva a Vienna. Good evening in inglese, giustamente. Good evening Berlino. No! No! No, no. No, no, non lo accetto. No, dai, non è vero. Non lo accetto perché o la racconti, giusta. Aveva perché fatto io ho fatto così. Viaggio. Io ho fatto così, eravamo ragazzi, a Vienna, no. E ho fatto amo la Germania, questo ho detto. Perché era l'unica cosa che sapevo in tedesco. Scusa, scusa, ma il pubblico come ha reagito? È andato allora, via, siamo rimasti qua, soli. Buonasera Bari. Mi spieghi che significa? Vabbè, ma avranno pensato a una gag, dai, mica pensavano facesse sul serio. Vabbè, insomma ragazzi, comunque, io adesso però volevo celebrarvi davvero ancora una volta, perché questa è una grande serata che voi state regalando al pubblico in arena e al pubblico su Canale 5, ma è il vostro momento, il momento di celebrare un tour mondiale. Un tour mondiale sold out, questi ragazzi ovunque vanno registrano davvero il tutto esaurito. E sì sì, partite pure con l'applauso perché è la verità. E voglio celebrare questo tour mondiale di Il Volo con delle immagini che renderanno adesso molto bene l'idea di chi sono questi tre fantastici ragazzi. Guardate, guardate insieme a me, noi adesso le commentiamo insieme le immagini, okay. Perché io le ho già viste e devo dire sono rimasta letteralmente a bocca aperta. Sì, qua eravamo in Argentina, è stato pazzesco, sì. Bellissimo. Qui non mi ricordo dov'era. Guarda che figo, mamma mia. No, no, no. Sempre colori briosi noi. Guarda che sorriso, guarda. Vabbè, sono tutte immagini dell'ultimo tour che abbiamo fatto in Sud America. Siamo partiti dall'Australia, Giappone. Ma se vi dicessi di isolare un ricordo particolarmente emozionante per voi ragazzi? Ma vedere l'emozione nella faccia delle persone, perché comunque per noi è ossigeno davvero, ed è un privilegio. Siamo giovani e stiamo vivendo la vita che sempre abbiamo voluto vivere, ed è incredibile come questa musica supera la barriera del linguaggio, supera qualsiasi, raggiunge davvero tutte le età. E noi siamo davvero orgogliosi di poter donare queste emozioni a tutti voi. E lasciami dire, insieme a questo applauso, che il merito è vostro, ragazzi. Allora, lasciamo il palco a Ignazio? Sì, grazie a lui. Prego! Ma ogni volta li devo portare via gli sgabelli. Bene, adesso vorrei continuare col mio omaggio alle grandi voci femminili. E voglio fare omaggio a una grande artista. Una grande artista che con la sua voce, specialmente con la sua voce, ma con le sue emozioni, ci ha fatto sognare ed è diventata famosa per la sua fantastica voce. Sto parlando di Céline Dion. I see you
Questa sera vogliamo ricordare un grande cantautore italiano, Sergio Endrigo. Proprio quest'anno ricorre il 90° anno dalla sua nascita, ma le sue canzoni sono attuali più che mai. Cominciata è già finita, il cielo non è più con noi, il nostro amore era l'invidia di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria, è stato tanto grande ormai. Non sa morire, per questo canto e canto a te, la solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Chissà se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se un'altra io dirò le cose che dicevo a te, ma oggi devo dire che qualcosa di freddo che inverno non è. Che cos'è? Questa sera i bambini per strada non giocano più. Non so perché l'allegria degli amici di sempre non mi diverte più. Uno mi ha detto Abbiamo ascoltato due canzoni straordinarie, però il prossimo brano, sempre di Sergio Endrigo, è stato presente nelle mie, nelle nostre playlist. Assolutamente. E parla della realtà in maniera, in un modo molto semplice. Questo brano è stato scritto negli anni 60, però purtroppo ancora oggi è attuale. Se tutte le ragazze
le ragazze del mondo si dessero la mano, si dessero la mano, allora ci sarebbe un giro tondo intorno al mondo, intorno al mondo. E se tutti i ragazzi del mondo volessero una volta diventare marinai, allora si farebbe un grande ponte con tante barche intorno al mare. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. Thank you.
What a wonderful world. Grazie. Grazie. Bravo, bravissimo. Ci vediamo tra poco. Violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno vanno a fermare la pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amore. Ciao, bambina, un bacio ancora e poi per sempre io ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'è. È pioggia o pianto? Tu dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro
none knocking on heaven's door. None, none knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. Coming down, I feel I'm knocking on heaven's door. None, none knocking on heaven's door. None, none knocking on heaven's door. Invitato all'Arena di Verona un grande baritono italiano che ha calcato i palcoscenici più importanti del mondo. Signore e signori, il maestro Gianfranco Montresor. Le suor dolor par la brise a tiedi le bramine o frotino de delimiere appele lo temo la foule a la Prosterne la regarde tonè e murmire tu ma voie se la desse chi da l'ombre sedre la foule est à genoux.
E le fui. Gianfranco Montresor. Grazie Gianfranco. Scream, I fire away all of your tears.
Ignazio, Piero, Gianluca, signori, il volo! Grazie mille. Grazie Federica. Ragazzi, venite con me al centro. Io, guarda, questa giacca è bellissima, posso dirti? Grazie. È stupendo, sei veramente elegantissimo. Grazie. Mamma mia. L'ho messa anche apposta, voi, l'ho messa apposta per, tre, ah, per te, perché volevo un'altra qualità, essere brillante per te. Allora, ragazzi, questa serata davvero è volata. È volata. Non fare il la volo, battuta, per favore. No, vabbè. No, però siamo quasi arrivati alla fine. Quando ci vediamo noi? Tra 7 giorni? Sicura. Devono passare ancora 7 giorni prima di rivedervi. E noi non vediamo l'ora di rivederti la settimana prossima. Sai che mi dispiace un po' dover aspettare 7 giorni, però... Anche a me. Io adesso volevo rivolgermi al pubblico qui, in Arena di Verona, e idealmente anche al pubblico di Canale 5, visto che siamo quasi alla fine di questa prima serata insieme al volo, per chiedervi davvero un grande, grandissimo applauso per Piero, Gianluca, Ignazio, Federica Panicucci. No, no. Loro sono il volo. Grazie mille. Grazie a tutti. Allora, naturalmente, noi torneremo la prossima settimana, però io voglio lasciare il pubblico dell'Arena di Verona e il pubblico di Canale 5 con un ultimo brano, un inno alla solidarietà di un grande, grandissimo Ennio Morricone. Il titolo del pezzo è Here's to You. Noi ci vediamo sabato prossimo. Signori, per voi, il volo. Grazie, ragazzi.
accompagnato, grazie a tutti voi, grazie, grazie alla nostra festa. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato insieme a noi e soprattutto grazie a tutti voi, grazie Verona. Ai nostri musicisti, maestro Gian Piero Grani. Alla chitarra, Nicola Costa. Alle seconde chitarre, Cino De Vita. Posso dirne alcuni, no? Per esempio no. Ci sarà Gianna Nannini. No, 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 no. Meravigliosa creatura, andiamo insieme. Meravigliosa. Federica Vanicucci. Buonasera, ma buonasera. Tu sole, più belle. Allora chiedo subito al pubblico qui in arena, ne facciamo qualche domanda? Stai in fronte a te. C'è una cosa che nella valigia di Gianluca non può mai mancare? Asciugacapelli.
sapere come posso stare una vita senza te. I Pooh! Infermerà la musica, l'aria diventa elettrica. In quale situazione di emergenza non chiameresti mai Piero? Mai farlo cucinare. Però sono il mago del microonde. Ecco. Questa sera ho voluto accanto a me una stella del firmamento canoro internazionale, Aida Garifollina. Il maestro Gianfranco Montresor. Le bramine, o fratino delle miere. Ovunque sarai, ovunque sarò, in ogni gesto io ti cercherò. Giorgio Panariello! Sai qual è il mio sogno ricorrente? Quello di essere invitato a Sanremo e cascare dalle scale. L'arena, l'arena di Verona, guarda che meraviglia accogliente, che ci abbraccia come sempre. Il pubblico di Verona! Fantastico! Che non tradisce mai! Acqua, vento, pioggia, neve, sempre presente! Quelli del servizio meteorologico chiamano quelli di Verona per sapere com'è il tempo. È stato bellissimo, un'emozione pazzesca, davvero. Grazie a tutti. Ragazzi, vi è piaciuto? Come sta? Non perdiamo tempo a cercare qualcosa che non ha senso. Quello che conta di più è stare bene. È stare bene. E noi meritiamo di stare bene. Loro sono il voto!